Ciao a tutti, allora io sto preparando lo zaino per andare a fare una settimana di costiera amalfitana, di trekking, su e giù, su e giù. E si parte domani mattina, quindi diciamo che siamo al dunque, tutta la roba che porterò è qui, sparsa in qualche modo. Adesso andiamo a vedere che cosa metterò nello zaino. Tanto lo zaino è questo qui, è uno zaino che mi ha regalato mio papà molti anni fa, è un 60 litri, è molto comodo perché il cinturone addominale mi stringe molto bene, tutto il peso gravita sul bacino e poco sulle spalle, e in più ha tante tasche e abbastanza capiente. Quindi diciamo che ho fatto tentativi con altri due zaini che avevo qui in casa, ma questo è quello con cui mi trovo meglio. Poi, cosa porteremo? Allora, le scarpe, ho comprato un paio di scarpe della Sportiva che poi vi farò vedere appositamente. Con cui mi sono trovato abbastanza bene, le ho provate in questi giorni e dovrebbe andare. Poi come cambio? Come cambio avrò due cambi, cioè partirò vestito in un modo e poi nello zaino avrò un altro cambio. Quindi possiamo dire intanto un paio di mutande in microfibra o comunque un materiale che si asciuga velocemente. Poi un paio di calze da trekking, quelle antivescica. Magliette così sportive, quelle classiche di Decathlon. Come pantaloni, un pantalone questo qua che si apre a livello delle gambe, quindi da lungo può diventare corto, questo molto leggero, sempre preso da Decathlon. Poi abbiamo un pantalone di riserva solo corto, considerando che sono previste temperature almeno dai 30 gradi, almeno 30 gradi, quelli farà proprio caldo. Una felpa, presa sempre da Decathlon, di quelle che si asciugano in fretta, in poliestere, molto calda, è molto carina, mi piaceva. E poi una giacchetta, se dovesse far freschino al mattino o alla sera, super leggera, da trail running, rivestita da alluminio all'interno. Bella, dietro c'è anche una tasca, leggerissima, temperatura di riscaldo meno 5 più 5 gradi, quindi diciamo che per il posto dove vado dovrebbe andare bene. Poi un paio di sandali, perché è vero che avrò tutto il giorno ai piedi le scarpe, poi alla sera bisogna far respirare un po' il piede. Questi sono un paio di sandali che ho comprato 5-6 anni fa, sono sandali da trekking, quindi sono specifici anche per camminare. Io ho fatto dei pezzi della Francigena con questi sandali e mi trovo molto bene. Sì, sono un po' pesanti, diciamo sarà 300-400 grammi, io cercavo di ridurre al minimo il peso, però vediamo. Poi, va bene, qui in questa sacchina un paio di ciabatte per la doccia. Ah sì, e poi abbiamo il costume da bagno, perché ovviamente lì andiamo a camminare, ma non sarà solo una camminata, c'è anche un bellissimo mare e intendo farmi bellissimi bagni. Un asciugamano in microfibra, di quelli che asciugano velocissimamente. Poi i bastoncini da trekking. I bastoncini da trekking fondamentali per me, questi mi aiutano sia in salita che in discesa, senza non potrei farne a meno. Poi adesso andiamo a vedere le cose più piccoline che da lì non si vedono. Vabbè, qui abbiamo lenti a contatto, perché io ho gli occhiali, ma mi piace camminare con le lenti a contatto. Fazzoletti pochi, in realtà mi serviranno di più. Carta e penna per scrivere le mie memorie. Un coltellino, non è svizzero, ma insomma un coltellino così a serramanico può sempre essere utile per tagliare una corda, una pianta, così. Degli occhiali da sole, ovviamente fondamentali, la mucchina. Poi qui il reparto tecnologia, qui abbiamo il caricatore della videocamera che sto utilizzando, una frontale, una luce frontale, un power bank col suo caricatore, dovesse scaricarsi il telefono, il caricatore del cellulare e gli auricolari, tutto verrà messo dentro questa sacchina. Poi da questa parte abbiamo, a questo non c'entra niente perché è della telecamera, sapone di Marsiglia, una piccola saponetta per lavare i panni, delle mollette per stenderli, qua dentro ci sono gli aghi e questo è il filo e questo è l'accendino per sterilizzare l'ago,
per bucare le vesciche qualora dovessero venirmi. Poi delle spille da paglia per appendere qualcosa allo zaino, un filo per stendere la mucchina e tutta questa roba qua la mettiamo dentro questa sacchina di tela. Spazzolino da denti da viaggio, molto leggero, con dentifricio. Qui abbiamo, allora, vabbè, medicine personali, occhi, tachipirina, qualcosa dovesse servire, Compid e cerotti vari, pinzette per le spine, un po' di bustine di magnesio da mettere nell'acqua che farà molto caldo, della soluzione per le ferite. Poi qua abbiamo un burro cacao tipo crema solare che si può mettere anche di giorno, il burro cacao da mettere sulle labbra solo di sera, l'arnica gel per le zone dolorose e la crema solare protezione 30, non sono andato oltre, che comunque sarà uno dei primi soli dell'anno, meglio stare al sicuro. Un paio di cerotti, dovesse uno aver mal di schiena, mal di gamba, cerotti con arnica e artiglio del diavolo, e due mascherine FFP2 per i mezzi. Anche qui questa roba la mettiamo dentro questa sacca qua. Poi abbiamo delle posatine così di plastica per mangiare qualcosa al volo in giro, un marsupio tascabile, impermeabile, e uno zainetto da 10 litri, molto leggeri, si aprono e sono subito utilizzabili. Poi qui abbiamo due sacche per metterci dentro i vestiti, e dopo vedremo come. E poi qui, vabbè, qui abbiamo due bottiglie d'acqua che porterò e riempirò, quindi avrò un totale un litro, e qualche barretta così, giusto per iniziare a camminare come si deve. E una cosa che porterò anche è questo zaino, uno zaino da 22 litri. Ci chiediamo a cosa serve questo zaino, ve lo spiego subito. Siccome vado con un gruppo, non vado da solo ma con altre persone, con Avventure nel Mondo in particolare, mi sono trovato già bene in passato quando abbiamo fatto io e mia moglie il viaggio in India, quindi quest'anno invece vado da solo a fare il trekking. Con le altre persone la coordinatrice ha previsto un trasporto bagagli, almeno per le prime tre giornate in cui si cammina proprio tanto. Almeno proprio tanto per gli standard nostri, per gli standard miei, cioè sono i primi tre giorni più o meno un dislivello giornaliero di 800 metri sia in salita che in discesa. Ora io sono uno che cammina specialmente in piano, che fa le lunghe camminate, fa anche le vette, diciamo che 800 metri per tre giorni di fila non li ho mai fatti. Detto questo, è stato previsto un trasporto bagagli per i primi tre giorni, quindi il mio zainone, che dopo vedremo quanto pesa, devo decidere se rifiutare il trasporto bagagli, quindi tenermelo in spalle per i primi tre giorni, oppure se mi venisse male al ginocchio o qualche altro motivo, darlo al furgoncino che me lo fa trovare nel posto dove dormiremo. Allora, in quel caso, siccome non si sa mai, ho previsto di portare un altro zainetto da escursione, uno zainetto da 22 litri, in cui metterci dentro l'acqua, un cappellino, una crema solare e qualche altra cosina che pesi poco da tenere nella città giornaliera. Quindi farò così. Ci ho pensato un po' se portarlo o no, se fare lo stoico e dire ma sì, mi porto quello lì, lo zaino grande tutto il tempo, sono forte, eccetera, però ho detto meglio di no perché hai problemi al ginocchio, a fare tante discese, specie quelle ripide, potrebbe infiammarsi e poi non cammini più. Meglio avere meno peso sulla schiena. Benissimo, adesso in modalità un po' più spedita faccio lo zaino e poi vediamo cosa esce fuori. Andiamo. Questo è lo zaino montato. I bastoncini sono fuori perché ce li apro le mani. Questo è il mio ricambio. Allora, teoricamente, se decidessi di portarlo a spalle, ecco così, bene stretto sulla vita, il peso lo sento qua sulla vita e poco sulle spalle. Comunque, come avete visto, come abbiamo detto, ho portato lo zainetto, nel caso mi facessi trasportare lo zaino da un posto all'altro, non avrei tutto il problema del,
del peso e della distribuzione, quindi è una cosa che scopriremo là. Comunque vediamo in tutti i casi quanto è venuto pesante. Allora, io non volevo superare i 7 kg, però, cioè un po' più del 10% del mio corpo, però temo che li abbiamo superati anche solo aggiungendo lo zainetto. E infatti mi dice 8 kg. Allora, domani si parte, io vi ricordo, vediamo come andrà. Chissà se riusciremo a fare queste camminate o se oppure no, boh, c'è solo una risposta che può essere utile in questi casi, la risposta è boh, chi lo sa, noi ci proveremo. E, mi raccomando, vi ricordo di non seguirmi su Instagram, tanto non ce l'ho. Vi metto in descrizione il link della mia attrezzatura, anzi no, non ve lo faccio perché la mia è un'attrezzatura tutta datata e quindi non avrei di che consigliarvi. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao, si cammina. Ciao, ciao.